Mons Icinus. Monte di Lecci, così veniva chiamato Montalcino, e i suoi abitanti ancora oggi sono chiamati i cinesi quando gli va bene. Quando gli va male, gli dice un pochino peggio, Beccamorti. Ma te lo ricordi 2 anni fa o no che ho passato io? È vero o no che vi chiamano Beccamorti? Maiala, anche lei con questa storia. No, io va via. No, no, ma io ho cercato solamente la domanda. Allora, le mamme le ho occupate un'altra parte. Ma manca Paone Tocco, ma mi andava bene. Questi non scherzi, anche questi sono tosti. D'altronde la storia parla per loro, eh. Ma noi fiorentini per conquistare Montalcino, ma se ne è passata e siamo ancora alle cacce le ferite. Dico soltanto che nel 1554 l'esercito spagnolo, che era gemellato con i medici, attaccò Montalcino con 12.000 uomini. 12.000 soldati piazzati davanti alle mura di Montalcino, un assedio durato 80 giorni. Fuori a pedate nel culo poi, respinti da vecchie, donne, bambini, di tutto, c'era il prete anche, dice, sto mette sotto. Prego. Addirittura leggenda narra che quella volta venne in soccorso agli cinesi anche la Madonna. Apparve bella come il sole all'esercito spagnolo che vedendola si prese paura e scappò dandosela a gambe. Bene, nel punto in cui la Madonna apparve agli spagnoli, oggi sorge la meravigliosa chiesa della Madonna di Soccorso. Bella romantica sul curvone come ci garba a noi. Parecchio romantico è anche il fatto che a Montalcino beano il vino da sempre. Dai paleolitico praticamente, solo che ovviamente era un vino diverso rispetto a quello di oggi. Era un vino dolce, che dopo poco andava male e pareva di bere aceto. La vera svolta arrivò con Clemente Santi, un farmacista che grazie ai suoi studi e agli insegnamenti del nonno riuscì a creare un nuovo vitigno. Riuscì a trovare il modo di creare un vino che potesse durare nel tempo e quindi che potesse essere anche venduto. Nasceva in quel momento il Brunello di Montalcino, che venne commercializzato per la prima volta dal nipote. Però il signor Ferruccio fu lui a dare la svolta commerciale al Brunello di Montalcino, rendendolo famoso in tutto il mondo. Ecco, se ti va ad approfondire con questo discorso che qui, ma soprattutto se ti va di bere dell'altro, allora io ti consiglio il Tempio del Brunello. Questo museo aperto da poco, molto moderno e interattivo, che attraverso alcuni filmati molto ben fatti ti permette di scoprire il mondo del Brunello di Montalcino. Siamo all'interno del complesso di Sant'Agostino e qui tu puoi davvero capire come funziona. Tu puoi capire tutto di questo vino, vedi da come si coltiva, come si produce, come si beve. Cioè tu ti immergi praticamente nel vino, ti calverebbe, eh? Qui tu vai a toccare con mano proprio la storia. Vedi c'è il cavaliere con il cavallo, il cavaliere vedale è sempre il cavallo. Tu vai proprio a capire la storia, perché quando bevi un bicchiere di Brunello, tu assaggi e tu tocchi con mano tutto il territorio. Sì, lo so che tu stai già iniziando a bubare perché le 2 ore si ragiona e ancora non si è bevuto nulla. Però tranquillo, perché alla fine di tour museale c'è compreso anche un bicchiere di Brunello di Montalcino là dentro l'enoteca. Oh, ah, sì. Così siamo per l'inquadratura, quindi lo sposto un po' più qua. Vai, che tu mi versi. Brunello, tenuta a San Giorgio, 2017, l'annata. Aggiudicato. Come fanno quelli se ne intendono, fanno così, è vero? Sì. E poi non usano così. Non li reggo. Quando fanno così, non li reggo. Non li reggo. Era buono parecchio. Ciao bambine! Ciao, 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 ciao. Brave, eh? Bravissime, veramente. Ecco, dicevo una cosa, no? Ma nei video di quelli di prima dentro il museo interattivo ci fosse in modo di mettere anche un video in dove ti insegna a reggilo il Brunello. Perché un conto è bello e un conto è reggilo. Perché io se mi mettessi a fare video sui vino, io li manderei tutti in pensione. E che un reggo nemmeno il semolino, non è quello il problema, vero?